Come avevamo già annunziato, questa è la seconda parte di un discorso collegato alla viabilità, o sarebbe più preciso dire alla difficile o mancata viabilità spesso in questa famosa via. Come si chiama questa via di cui parlavamo? Via 11 febbraio. Allora, l'altra volta abbiamo toccato il problema delle autorizzazioni per i figli dei residenti, eccetera. Adesso tocchiamo un problema che è più grave e che soprattutto parte da un comportamento irregolare, scorretto da parte di qualcuno. Quella via, diciamo, non brilla certo per larghezza, non è l'avenida Primo de Mayo in Argentina, sarà 3 metri, quindi se un camion che deve fare il suo lavoro sicuramente non posteggia nel limite, nel posto dove è previsto lo slargo, succede che non passa nessuno. Nessuno vuol dire ambulanza compresa, se necessario. Sì, è chiaro che è un'abitudine che oramai si è consolidata ed è un'abitudine che non va bene, perché ovviamente va contro ogni norma del codice della strada, e cioè che sistematicamente sia dei camion sia dei grossi taxi facendo marcia indietro controsenso, perché poi si ritrovano in controsenso nei confronti della via del mercato, si piantano all'ingresso di via 11 febbraio, nonostante di lato ci sia il carico e scarico, quindi ci sarebbe la possibilità di mettersi di lato, ma siccome il carico e scarico è sempre occupato da gente che non ha autorizzazione a rimanere nel carico e scarico, ovviamente. Quindi parte da lì il primo problema. Parto da lì perché c'è il carico e scarico, quindi possono essere utilizzati. Si mettono controsenso bloccando quella strada, che è una strada importantissima, perché è la strada che consente di attraversare tutta la parte sud di Ragusa Ibla e di raggiungere l'abitazione dei residenti e di raggiungere l'abitazione di un eventuale paziente che dovrebbe essere soccorso con un'ambulanza o anche. Perché l'ambulanza entra fino a un certo punto. Di solito, se il paziente dovesse essere oltre la strettoia di via Torre Nuova, di solito ci andiamo i figli con le piccole macchine. Ma se, come potete vedere dalle immagini, sistematicamente mezzi diversi si piantano lì, aprono la pedana, scaricano il materiale da scaricare, che siano viveri, che siano biancherie e così via, se ne vanno a portare le cose a Valtella Pesca, e praticamente il 1° maggio, così come è stato anche pubblicato in un post e così via, il 1° maggio gli automobilisti che dovevano attraversare via 11 febbraio hanno aspettato anche 20 minuti. Ora, i 20 minuti già sono fastidiosi, ma nel caso di un problema medico possono essere vitali addirittura. Nel caso di un problema medico il fatto diventa molto molto grave, certo. Perché se possono decidere la vita o la morte. Se ci fosse la necessità di andare, vallo a prendere a quello che è andato a scaricare, certo, la biancheria nell'ultimo locale. Perfetto. E così via. Quindi è una cosa che ovviamente deve essere presa in considerazione. Io ho fatto una denuncia, perché questa cosa, siccome si ripete sistematicamente, io ho fatto una denuncia alla procura, perché se eventualmente si riscontra una eventuale ipotesi di reato, secondo la competenza della procura magari si può. Perfetto. Intervenire. E dimmi un po', questo che ripeto è un problema diverso da quell'altro portale, può avere, ripeto, conseguenze anche, noi tutti ci auguriamo, potrebbe avere conseguenze gravi. Oltretutto sicuramente innesta una situazione di nervosismo che può anche comportare, non dico risse, ma discussioni animate, eccetera, eccetera. Immagine che è proprio l'emblema di tutto il caos che purtroppo, non essendo perseguito o controllato, certo, o sistematicamente veramente perseguito, quello che può succedere. C'è addirittura un camion che apre la pedana e taglia di netto tutta la circonvallazione. Perfetto. Bloccando di fatto il traffico sia in entrata che in uscita. Quello è un'immagine che può, diciamo così, dare l'idea di quello che purtroppo a Ragusa Ibla certi giorni, certe ore succede. Allora, dottore, andiamo a chiudere molto brevemente. Per questo, mentre per l'altro l'avevo una proposta che onestamente è più semplice, per questo come pensi che si potrebbe provare a superare questo problema? Beh, intanto facendo rispettare il carico e scarico, uno. Ovvio. Due, è ovvio che bisogna educare chi fa questo tipo di lavoro. Non è che si può dire, siccome Mischino travaglia, piglia e blocca la circonvallazione e la chiude come l'immagine, perché appena vedete l'immagine vi mettete così. No, lì va ritirata la patente. Non che va, diciamo così, perseguito con la multa. Ha la patente, perché chi si comporta così, se ce l'aveva la patente, e abbiamo finito.
perché le regole ci sono, perché devono essere rispettate. Però si potrebbe... Il codice della strada esiste, certo, perché certo, deve essere rispettato. Può darsi che la presenza comunque di altre telecamere o del vigile così, avrebbe una funzione deterrente in grado di ottenere lo stesso risultato. Beh, il vigile purtroppo non è che è possibile averlo sempre, certo, sotto casa. Però sai, è chiaro tu, se tu sai che c'è questa situazione, magari qualcuno lo puoi mandare. Beh, per allora il dottor Giovanni Giannone è sempre molto attento alla sua IBLE. Devo dire che entrambi i casi, con nella loro diversità, nella gravità di diversità, non fanno altro comunque purtroppo che ribadire un problema. IBLE è una città straordinaria e, come tutte però le città non nate ieri mattina, devono riuscire ad adeguarsi al mondo che una volta era a piedi, a cavallo e ora è con le macchine. Però noi dovremmo metterci i mezzi, cercare di renderci conto anche noi che qualche sforzo ci dobbiamo mettere, non è che si può pensare che venga, che cada dall'alto. Dall'alto una volta dice che è caduta la manna, di sicuro allargamenti di strade con palazzi medievali. Ma non sarebbe la IBLA che tutti ci invidiano, esatto. Bisogna rispettarla anche sotto questo aspetto, bisogna soprattutto rispettare i residenti. Benissimo. Perché i residenti, voi vedrete anche, io ho portato delle immagini, certe volte ci sono le macchine messe proprio davanti al portone, davanti alla porta, e qualche volta io ho dovuto saltare sopra la macchina per poter uscire dalla casa di mia madre. Perfetto. Le macchine sono talmente unite che quando via discesa del convento, dove c'è, che si scende verso via Torre Nuova, dove c'è il nuovo museo archeologico, quello lì vedrete che c'è anche un'immagine in cui le macchine sono talmente unite che ci devi saltare. Benissimo. Di sopra. Questo succede a Ragusa. E siamo molto contenti che dalle tue parole venga fuori l'occasione per provare ad attenzionare, parola brutta ma valida, questo problema. Grazie al dottor Giannone.